Vi dico il sogno che ho fatto, ve l'avevo anticipato stamattina, dovevo fare questo video, poi sono andato a fare la spesa, poi sono sempre rispettoso quando ci sono situazioni contrattuali importanti, così mi sono un po' trattenuto, però adesso vi racconto i perché e per come. Quindi quando lo vedrete saprete già che Crutchlow e Ducati si separano, finalmente hanno trovato l'accordo per la buona uscita e avrete forse avuto anche l'ufficialità dell'accordo di Crutchlow con LCR di Luca Cecchinello, quindi con Honda. Invece di fare come la maggior parte dei siti e sitarelli che da giorni scrivono tutte le ipotesi possibili, in modo da poter dire poi come avevamo detto, vi racconto il retroscena della storia, cioè ipotizzo il retroscena della storia così come li ho sognati, in modo che possiate anche comprendere un po' come funzionano certe cose in ambito di certe situazioni contrattuali. Quando c'è qualcosa di anomalo, e non mi riferisco né a Crutchlow, né a Ducati, né a LCR. Così vi fate un'idea sui perché e sui per come. Insomma, ho sognato così, cioè che da un paio di mesi LCR sta dietro a un nuovo sponsor, CWM World, che è una società che si occupa di finanza a livello mondiale, insomma, con sede a Londra, per fare da main sponsor nella prossima stagione. Da cosa lo deduci? Dal fatto che se segui la timeline di certi esponenti importanti del team, ti accorgi che vanno sempre a Londra, fanno check-in su dove sono, mezzi poste, mezze cose dette, insomma, le trattative comunque si mettono un po', per un contratto così grosso, si protraggono per un po' e quindi, anche se loro vanno spesso a Londra, scrivono che bella Londra, insomma, devi stare un po' attento, i meno pazienti, non ci credono più. Al GP del Sachsenring non è stato ancora chiuso questo contratto e quindi sicuramente il team di LCR era un po' preoccupato, mancavano un po' i soldi, mancava lo sponsor e poi c'era la possibilità di portare Miller di HRC e di prenderlo e quindi cosa fa LCR? Aspetta, non fa nessuna proposta di rinnovamento a nessun pilota che ha, quindi Bradl per inteso. In realtà Bradl lo sapeva già che HRC non lo voleva più, in tutta trasparenza, e il team glielo aveva anche già detto. Poi cosa succede dal punto di vista temporale, sempre seguendo le timeline? Il team chiude con lo sponsor, e i soldi sono tanti, può fare addirittura due moto. Allora cosa fa? Visto che HRC non supporta più, e bisogna pagare un pilota con i soldi propri, cosa fa il team? Sceglie Bradl. Anche lui non supportato più da HRC e gli fa una proposta. Visto che siamo stati 3 anni insieme, abbiamo fatto delle belle cose, insomma, in questo sogno qui, io mi immagino, insomma, che Cecchinello e il team gli dice: guarda, stiamo insieme ancora un po', ti pago io, non ti paga HRC, visto che c'hai un'opzione tu, insomma, da esercitare fino alla fine, vabbè, ti facciamo un'offerta. Alla fine chiamano il suo manager che è anche l'editore, insomma il capo di Speedweek, che è quest'altro sito, ne abbiamo uno in Italia simile, che fa, oltre a spararle di tutti i tipi, fino a quando non ci prende, fa anche un uso privato, per propri fini e per i fini dei propri piloti del suo sito, inventando news, costruendole, smontandole, eccetera. Però la risposta è fredda. Quindi, Team LCR si offre di pagare Bradl, gli offre un contratto quasi doppio a quello che erano i soldi che aveva preso questa stagione, però il manager dice insomma, non gli risponde e in più scrive sul sito Speedweek che non c'erano i soldi, che mancava la proposta, che non c'era nulla. Vabbè, insomma alla fine cosa succede? A fine luglio, quindi qualche giorno fa, si parlano ancora, ma non si ottiene nulla. Quindi, quando chiude la sponsorizzazione LCR? Lo vedi da Facebook, il 25 luglio. C'è la foto, insomma, su Facebook a Londra e tutto il resto. Insomma, poi alla fine, cosa succede? Che questo è un aspetto abbastanza tipico, sia di quei manager di piloti che hanno anche un sito, non riescono a essere obiettivi, facendo le news e basta, ma usano il sito per farsi i cazzi loro e alla fine danneggiano il pilota. Un po' come è successo a un altro pilota italiano con simil manager, direttore di simil sito, simil aggiornato, che alla fine perde sponsor tecnici, a momenti perde anche la moto e rimane a piedi per l'ingerenza di quest'ultimo. Tornando alla storia, LCR cosa fa a questo punto quando Bradl, che era in effetti la sua prima scelta perché era una scelta
di abitudine di comunità di andare sul sicuro con un pilota che è comunque molto forte, che è Bradl. Chiama Bob Moore, che è il manager di Cal, il lunedì seguente, il 28 luglio, quindi perché c'era un'uscita, una possibilità che Cal uscisse dalla Ducati entro il 31 luglio, se voleva farlo. E siccome questa cosa non dispiace a Ducati, che insomma, non dico che vuole cacciare Cal, però insomma, se questo andasse via sarebbe anche abbastanza comodo, e i due iniziano a parlare. Questo lo deduci comunque leggendo con attenzione Twitter, Facebook, le timeline varie dei vari protagonisti che dicono e non dicono, spiegano e non spiegano, raccontano e non raccontano. E invece di andare su Facebook e Twitter per comprare like, bisognerebbe leggere fra le righe. Alla fine questa notizia qualche giorno fa è uscita che Crutchlow andava via, però è uscito anche di tutto e di più. E quindi è iniziata la trattativa con Crutchlow, questo è sempre il sogno che ho fatto, che si è conclusa stanotte proprio mentre sognavo io, verso le 11:30, mezzanotte, insomma, giustamente. Poi è chiaro, alla fine, come spesso succede fra gentiluomini, perché quando si parla di Cecchinello e di Ducati, nello specifico di questo parliamo, ci hanno messo un po' per trovare l'accordo, no? Ducati ci ha messo un po' per trovare l'accordo con Crutchlow, e quindi hanno aspettato per gentleman agreement di comunicare la cosa, hanno lasciato che lo facesse la casa italiana per poi annunciare anche loro l'accordo con Crutchlow. Quindi chi ci sale sulla moto LCR? Ci sale Crutchlow e forse anche Miller, perché ci sono i soldi per fare due moto. Miller, che è di interesse HRC a tutti gli effetti, in realtà è in ballo anche con un altro grande team privato italiano, che è quello di Gresini. Ma Miller, penso io, da quello che ho visto, mi è sembrato di capire, è un uomo Red Bull. E anche Cecchinello qualche tempo fa ha usato carene Red Bull. Molto più facile che Miller, con tutte le dovute eccezioni dell'ultima ora, accordi a parte, finisca su una moto LCR, molto più facile, piuttosto, quasi ufficiale, con marchio Red Bull, piuttosto che su una Gresini Honda, sempre cose ufficiali, che però ha l'ingombro dello sponsor Going Fun, che è un'altra bibita energetica. Questo ipotizzo. E Bradl che fine fa? Insomma, alla fine del sogno mi sembrava di aver capito, poi mi hanno svegliato, che Bradl potrebbe andare su una NGM Forward, cioè, sì, una NGM, insomma, quella di Team di Kuseri. Non che sia male quest'ultima, tutt'altro, ma di certo una LCR Honda al doppio dell'ingaggio rispetto all'anno scorso, su un team che lo voleva, che già conosceva, con cui c'era un affiatamento di 3 anni, è un'altra cosa rispetto a una incognita tutta da valutare come la moto di NGM. Quello che è sicuro è che devo smettere di mangiare taralli prima di andare a dormire, altrimenti faccio sogni strani. E poi quelli che si inventano le news ci rimangono male.